L'ambiente è il diritto fondamentale dell'essere umano, niente è più importante che tutelare il nostro pianeta, l'unico che abbiamo. Per questo la Regione Toscana ha dedicato la 23esima edizione del meeting dei diritti umani alla salvaguardia ambientale. Oggi al Mandela Forum di Firenze 7.000 studenti provenienti dalle scuole di tutto il territorio si sono ritrovati per parlare di come combattere il riscaldamento globale. Il primo diritto e il primo dovere dell'uomo è che siano conservate sul pianeta Terra le condizioni di sopravvivenza della specie umana, e questa è la grande questione che oggi si pone. Per quanto ci riguarda come Regione Toscana, noi abbiamo pronto un documento che ormai presenteremo dopo la pausa natalizia e delle festività, e che è un piano d'azione per una Toscana carbon neutra entro il 2030. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni. Vogliamo ad esempio lavorare sul terreno del risparmio energetico, vogliamo lavorare sull'economia circolare in modo che i rifiuti diventino materia seconda, vogliamo lavorare sulla mobilità dolce, vogliamo lavorare sulla geotermia. Bisogna fare un'operazione di assorbimento, qui stamani ci sarà una bellissima lezione, assorbimento della CO2, e l'obiettivo su cui stiamo già lavorando è quello della piantumazione. Voi sapete che abbiamo già in corso diverse piantumazioni anche nella piana tra Firenze e Prato. Vogliamo sviluppare, secondo l'idea che ci è stata suggerita da parte di un comitato scientifico che io ho già riunito più volte, un vero e proprio piano che consenta di piantumare intorno alle città per ripulire l'aria e per assorbire la CO2. Il riscaldamento globale è una realtà e gli scienziati hanno dimostrato che è causato dall'uomo, eppure ancora molti politici ne negano l'esistenza. Per questo il professor Roberto Buizza quest'estate ha scritto una lettera firmata da 200 studiosi che chiede emissioni zero in Italia entro il 2050. I dati, le osservazioni, la fisica, tutta la scienza degli ultimi 40-50 anni ci dicono che l'uomo è la causa principale di quello che succede, quindi la lettera ha voluto proprio mandare una comunicazione supportata da più persone possibile, da persone che sanno cosa sta succedendo, ai politici, al pubblico. Conosciamo il problema, abbiamo tecnologie per affrontare il problema, abbiamo tecnologie per ridurre le emissioni di CO2 legate alla produzione di energia, possiamo trasformare il sistema dei trasporti, possiamo cambiare gli stili di vita, possiamo ripensare all'agricoltura, quindi abbiamo le tecnologie. Da un punto di vista economico non costa, anzi io voglio parlare di investimento, basta investire il 2% del prodotto interno lordo, il 2% è quanto gli stati più o meno spendono in spese militari, spendiamolo per affrontare il problema dell'effetto serra. E se a salvare il pianeta fossero le piante, dal palco del Mandela Forum Stefano Mancuso, neurobiologo di fama mondiale, lancia un appello: piantiamo 1.000 miliardi di alberi per abbattere la CO2. Noi oggi sappiamo con una certa esattezza che se a livello mondiale si mettessero a dimora 1.000 miliardi di alberi potremmo riassorbire i 2/3 dell'anidride carbonica prodotta dalla rivoluzione industriale. Ora, sembra un'enormità 1.000 miliardi di alberi, ci vuole una superficie come gli Stati Uniti, ma a livello mondiale è nulla, ed è nulla soprattutto se preso in paragone con tutte le altre possibili soluzioni. Ci aspettavamo che la soluzione del riscaldamento globale sarebbe dovuta arrivare dalle tecnologie, dalla scienza. La tecnologia e la scienza possono aiutare. Ciò per risolvere problemi di questa natura e di queste dimensioni dobbiamo davvero cambiare da una parte gli stili di vita e dall'altra far ricorso alla natura, alle piante. Lo hanno già fatto, fra l'altro, vorrei ricordare. Cioè le piante hanno già ridotto milioni di anni fa l'anidride carbonica di questo pianeta, rendendoci possibile la vita animale, e quindi lo rifaranno di nuovo per noi. Questa volta però dovremo essere noi a piantarle. Giorgio Tesi Group, azienda vivaistica di Pistoia che ha curato l'allestimento green del meeting dei diritti umani, ha presentato il suo progetto verde che sarà realizzato a Montepulciano. Saranno messe a dimora 1.200 nuove piante.
È uno dei tanti progetti in collaborazione col Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, si chiama Alberi non parole, ovvero il fatto di comunque piantare un albero e cioè abbiamo bisogno di fatti, non di guardarci in giro. È bellissimo effettivamente in questo meeting vedere come i giovani sono partecipi, come quello che stanno facendo, le iniziative che stanno prendendo. Noi che magari abbiamo un'età un po' più avanzata dobbiamo seguirli in questo e supportare i loro progetti. Tutela ambientale significa anche riciclare ed evitare sprechi, è questo l'obiettivo di Restarters, che a Firenze organizza eventi in cui vengono riparati gli oggetti che non funzionano più. La nostra è un'associazione di volontariato che si occupa di combattere lo stile di vita consumistico tramite l'autoriparazione, cioè aiutiamo le persone a riparare da sole i propri oggetti rotti. Elettronica, oggetti elettrici, ma in realtà un po' di tutto, ecco, le persone ci portano sì, un po' di qualsiasi tipo di oggetti. Protagonisti al Mandela Forum anche giovani ricercatori toscani impegnati in progetti innovativi a servizio dell'ambiente. Volevo fare un piccolo esperimento sul palco e far vedere ai ragazzi come in paesi dove non c'è un libero accesso a acqua pulita, è possibile in casi di emergenza intervenire con delle semplici bustine, molto piccole, molto facili da produrre, bassissimo costo, che permettono di purificare ciascuna bustina fino a 10 litri di acqua stagnante. L'acqua non potabile è fra le prime cause di mortalità infantile in tutto il mondo e ben 1 miliardo di persone in tutto il mondo non hanno accesso ad acqua pulita.